Ameria Radio presenta Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda. Buonasera a tutti. Come già accennavamo nella prima trasmissione sulla gelosia nel melodramma, le manifestazioni di questo sentimento, molto diversificate da opera a opera, fanno spesso da motivo conduttore e da motore della storia che si dipana sulla scena. Verdi raggiunge in questo senso vette inarrivabili. Questa sera ci focalizzeremo su alcuni momenti significativi in cui la gelosia raggiunge una potenza drammaturgica ed espressiva veramente sorprendente. Trovatore. Nel famoso terzetto del monastero, la gelosia tra il conte di Luna e Manrico è parte integrante dell'effetto sorpresa dell'azione, diluendosi in un concertato quasi danzante, da cui scaturisce un concitato proseguire della storia. Ma poche battute prima, il conte aveva già espresso tutta la sua furibonda gelosia, proiettandola addirittura sul Padre Eterno. Così canta, infatti, nel libretto di Cammarano: «Invano un dio rivale si oppone all'amor mio, non può nemmeno un dio, donna, rapirti a me». In realtà basterà il cantore Manrico per rapirgliela in pochi minuti. Ascoltiamo il terzetto dal Trovatore di Verdi, e deggio e posso crederlo. Yeah.
Aida e Amneris, l'una schiava, l'altra figlia del faraone, entrambe innamorate del condottiero Radames. La musica di Verdi tratteggia con grande perizia il tentativo perverso di Amneris di carpire il segreto dell'amore di Aida verso lo stesso uomo. Io son l'amica tua, sussurra Amneris alla schiava, con fare mellifluo e fintamente comprensivo, fino alla certezza che Aida è la sua rivale in amore. E allora la gelosia esplode furiosa nella musica, ancor più che nel testo. Ascoltiamo il duetto tra Amneris e Aida, dalla Aida di Giuseppe Verdi. Patria d'anno, qualcuno
Thank you.
Secondo atto di Traviata. Alfredo, sconvolto dall'incontro con il padre e convinto che Violetta lo abbia realmente tradito col barone, la raggiunge alla festa dell'amica Flora e la umilia pesantemente, suscitando l'ira di tutti gli invitati e quella del padre stesso, scandalizzatissimo dal bel arrosto che lui stesso aveva causato. Alfredo avrà orrore di se stesso, ma la gelosia è la gelosia e al cuor non si comanda. Ascoltiamo il finale del secondo atto di Traviata di Giuseppe Verdi. Passiamo ora a Bizet e alla sua Carmen. Il finale di Carmen
presenta gli effetti della gelosia fuori misura di Don José. Follemente innamorato della bella Carmen, libera e indipendente, è ormai irrimediabilmente persa. Il torero Escamillo l'ha conquistata con la sua sfrontata baldanza e bravura, e solo il sangue porrà termine alla gelosia incontrollata di Don José. Altera come una dea, Carmen affronterà in scena il suo destino di morte, predettole già dalle carte. Ascoltiamo il finale dalla Carmen di Bizet. Ed infine addentriamoci nella gelosia di Pagliacci. Siamo nella scena prima del primo atto. La compagnia viene invitata a bere un bicchiere di vino. Canio accetta, ma Tonio dichiara che si fermerà a pulire l'asinello. Un contadino, scherzando, dice che la verità è un'altra. Tonio vuol rimanere da solo con Nedda. Canio però rimane colpito da questa frase e replica dicendo che è meglio che nessuno gli faccia questo brutto tiro. Il teatro e la vita non sono la stessa cosa. Se Pagliaccio sorprende la sua sposa, si arrabbia in modo comico, tra gli applausi e il riso del pubblico, ma se la cosa si verificasse veramente con Nedda, allora la storia finirebbe in modo ben diverso. Le sue parole suonano proprio come un avvertimento, una minaccia, presagio del finale drammatico dell'opera. Ascoltiamo da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo un tal gioco, credetemi. Fa un comico servore,
si calma o d'arrendersi ai colpi di bastone. Ed il pubblico applaude ridendo allegramente. Ma se letta sul serio sorprendessi alla sua mente, finirebbe la storia con la retta di farla. Un tal gioco, credetemi, si conclude così anche questa carrellata sulla gelosia nell'opera. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione che verterà sul ruolo del comprimario nel melodramma. Arrivederci a tutti. Ameria Radio ha presentato Palco di Proscenio, rubrica settimanale a cura di Mirella Mostarda.